Pronti per l'appuntamento come ogni venerdì con Luce e Tenebre. Al mio fianco c'è Don Ernesto Pivaino, buongiorno. Buongiorno. E Albino Console. Buongiorno Martino. Allora, possiamo iniziare infatti il nostro appuntamento e parliamo ancora di bioetica. Abbiamo iniziato già da 2 settimane a trattare questo argomento e ogni volta ci troviamo poco d'accordo con diverse opinioni. Oggi di cosa parliamo, Don Ernesto? Oggi un argomento che suggeriva Albino nel nostro precedente incontro, e cioè di pillola cosiddetta del giorno dopo, che viene banalmente considerata un'anticoncezionale, di fatto lo è, ma in realtà è un contragestativo. Adesso capiremo insieme che cos'è, e poi parleremo anche di procreazione assistita, di inseminazione artificiale e tanto altro. Questi saranno gli argomenti di questa nostra giornata. Intanto facciamo, col vostro permesso, dalla pillola cosiddetta del giorno dopo, per iniziare a sfatare un mito, è presentata al pubblico ormai da tempo come contraccettivo. In realtà non è un contraccettivo quanto un contragestativo, cioè agisce quando il seme maschile ha già incontrato l'ovulo femminile, non permettendo all'embrione di annidarsi nell'utero. Quindi capite bene che non siamo più nell'ambito del contraccettivo, come alcuni pensano banalmente, siamo piuttosto in un altro ambito. È un abortivo a tutti gli effetti, e chi utilizza, ahimè, loro, la pillola del giorno dopo commette un vero e proprio aborto senza neanche saperlo. Questo è da attribuire, la colpa è da attribuire spesso purtroppo alla pubblicità che viene fatta di questo prodotto e a chi magari la indica, la consiglia con la leggerezza con la quale si indicherebbe un'aspirina o che so io. A volte il problema, visto che non c'è bisogno di ricetta, è proprio nella farmacia. Esatto. Viene consigliata, purtroppo io ho sentito di tante storie in età un po' più meno matura, di persone che sono andate e nel dubbio prendevano questa cosiddetta RU586. No, è vero, questo è vero, bisogna capire che se l'incontro dei due gameti c'è già stato, è un rimedio abortivo a tutti gli effetti. Assolutamente. In un periodo che poi bisogna capire se è o non è ancora vita a tutti gli effetti, ma comunque l'unione c'è già stata e quindi è abortiva, non è contragestiva. Sì, ma infatti la gravidanza, quindi vi trovate d'accordo su questo? Sì, però questo scientificamente è un dato inconfutabile, nel senso che essendo la gravidanza iniziando con la fecondazione, di fatto non può interrompe la gravidanza. Esatto. È vero, e lo devono sapere tutti, perché al di là del fatto che l'utilizzo di questa pillola ha degli effetti nocivi collaterali importanti sulla salute della donna e sulla sua capacità riproduttiva, è altrettanto necessario che la donna sappia cosa sta assumendo, qual è l'effetto di quel agglomerato di sostanze chimiche, che non è assolutamente, ripeto, un contraccettivo, lo sottolineiamo in questo caso tante volte perché è necessario, ma è un contragestativo. Ed è da sapere inoltre che questa pillola non agisce direttamente sull'embrione per eliminarlo, ma sull'utero della donna. È lì il vero, la vera ignoranza di solito, perché modifica la salute dell'endometrio. È come, per non far crescere delle piante, buttare del sale sul terreno. Esatto. Ecco, dobbiamo, io adesso ve la lancio io una provocazione. Purtroppo, almeno da quello che si può leggere ultimamente, ci sono anche delle teorie che dicono sulla faccia della Terra siamo troppi. La Terra non può più sopportare un determinato tipo di sviluppo, non può sopportare più l'incremento della popolazione.
E per questo motivo ormai queste politiche di controllo delle nascite, anche attraverso i contraccettivi e via dicendo, vanno avanti da 50 anni all'incirca, 60 anni possiamo dire. Io scommetto che queste teorie non sono nate in Congo, ma le avrà teorizzate qualche panciottino opulenta belga. Società occidentale. Esattamente. Il problema è tutte queste persone come le vogliamo far vivere? Le vogliamo far vivere come vive il più sprecone degli occidentali o vogliamo trovare una via di mezzo? Le risorse sono finite, non che non ce ne siano più, sono definite. E le persone sono tante e la maggior parte delle persone non hanno un libero accesso all'acqua e non hanno la possibilità di nutrirsi adeguatamente. C'è una porzione relativamente piccola che però fa per mille. Sfrutta, diciamocelo pure, i tre quarti delle risorse disponibili. Andrebbe quello il vero dramma. Riorganizzato la distribuzione del cibo. Difficile, perché effettivamente ci sono delle condizioni climatiche che portano ad avere territori estremamente fertili e altri territori molto grandi, bensì abitati, che non hanno la possibilità di coltivare quasi nulla perché è quasi incompatibile con la vita. Però diciamo che cominciando a sprecare molto di meno, cominciando ad acquistare quello che davvero serve, purtroppo, perdonami, lo devo citare, Zeig in questo caso... peraltro ho saputo dalla ristampa, auguri, grande, insomma, grazie. Grande Martino, insomma, ci stupisce sempre. Però è illuminante anche da quel punto di vista. Noi siamo nati e ci impostano per lo spreco, lo stesso spreco di cui ci accusano essere responsabile della mancanza del giusto nutrimento per i tre quarti del pianeta. È un po' il cane che si morde la coda. Non dovremmo noi nel nostro piccolo a casa capire che chiudetela l'acqua, i piatti quando vi lavate con i denti, il giusto, esattamente, il cibo. È inutile comprare un chilo di prosciutto se siete in due e ne mangiate 100 grammi un giorno sì, un giorno no, e poi buttare il resto. Quel prosciutto era un animale e comunque quello che resta e va buttato. Tu dici sì, il ciclo della natura, poi tornerà alla natura, ma no, quello va mangiato. Quello diventa scarto, punto e basta. Poi diventa scarto, punto e basta. Quindi la colpa è nostra giornalmente che affamiamo il resto. D'accordissimo, d'accordissimo, sono d'accordo con lui. Bastano piccole accortezze per far diventare ognuno di noi un cittadino più responsabile. Faccio un esempio banale: fai la doccia, a meno che non ci siano 50 gradi sotto lo zero, mentre ti insaponi, chiudi il rubinetto. Non ha senso che scorrano fiumi di acqua potabile, quando alcune popolazioni della terra non ne hanno. Per terra. Esatto, bevono dalle pozzanghere. Mi viene da piangere. E poi il semplice lavarsi i denti con lo spazzolino, chiudi l'acqua mentre ti stai lavando i denti. Aprila quando serve. Aprila quando serve, cioè sono delle piccole accortezze che noi occidentali, opulenti, abituati ad ogni genere di comodità, dovremmo porre in atto che pensando che altri... Non è questione di cattiveria. No, perché no, è l'abitudine. Così, l'abitudine. E poi a fare così. Ecco, però poi alla fine si va a toccare anche una questione importante, qual è la vita. Qual è il la vita? Controllo. Anzi, voglio rispondere a quello che dicevi tu. È vera questa voce, attenzione, ne ho sentito parlare anch'io, ma se ne parla da anni. E andiamo verso teorie, vabbè, basta documentarsi, triplice, giù di lì, esiste di tutto e di più, laddove si parla anche di controllo delle nascite, addirittura di popolazioni microchippate, di eserciti continentali e mondiali, c'è di tutto, ma teorie buttate giù... Eurogend Force, esatto, che esiste. Esiste già, ancora non ha i pieni poteri che furono, come dire, auspicati da qualche mente geniale, ma comunque per dire... Queste teorie sono state partorite da cervelli, da scienziati, da persone che nella vita hanno investito molto del loro tempo per studiare. Siamo a questi livelli, quindi non dici nulla di strano, la gente non lo sa perché pochi si documentano, ma in realtà esistono simili scempiaggini
microcippare le popolazioni, ridurre le nascite, per poterle controllare, per permetterti di continuare a sprecare. Certo, è normale, soprattutto per controllare le materie prime, perché ciò che conta per alcuni governi e per alcuni uomini e donne al potere è il controllo delle risorse, delle materie prime. Non esistono le guerre per esportare pace e democrazia. No, vabbè, quello ormai abbiamo smesso di credere a queste cose. Ma mi auguro che abbiano smesso in tanti di credere a queste stupidaggini. Il loro unico obiettivo sono i pozzi di petrolio, sono le miniere di preziosi, sono le risorse aurifere. Questi sono i veri motivi che spingono. Non c'è altro. Ma quale pace, quale democrazia, quale bene comune o tutela dei diritti dell'uomo? Ma quando mai si può tutelare il diritto di un uomo rispondendo al male con il male? Quindi Marx aveva ragione. Non lo so se Marx aveva ragione, ma di fatto aveva ragione Gesù Cristo, su questo non ho assolutamente dubbi, il quale chiedeva in tutti i casi di porgere sempre l'altra guancia. Ti fanno del male, dagli l'altra guancia, ti chiedono il mantello, dagli anche la tunica. Cioè un uomo che ha vissuto di amore e ha predicato amore, e come non essere d'accordo con lui? Tutti gli altri in un modo o nell'altro ci hanno sempre insegnato che la rivalsa è la strada da preferire. Gesù Cristo invece è colui che si è fatto inchiodare a una croce dicendo: senti, io di rivalsa non ne voglio sapere, ti insegno a metterti da parte per far spazio all'altro. Forse di questo avrebbe bisogno un po' tutto il mondo, anche quando si parla di vita e di desiderio di sopprimere quell'altrui o di controllare. Indubbiamente. Bene, quindi noi siamo tutti siamo d'accordo sul fatto che comunque una pillola contraccettiva o la pillola del giorno dopo, o meglio la pillola del giorno dopo, è per l'appunto uno strumento abortivo. Assolutamente. Su questo, dal punto di vista etico ti dirò di più, ecco. Sono responsabili moralmente non soltanto coloro che ne fanno utilizzo, ma anche coloro che la sponsorizzano, coloro che la prescrivono, coloro che la vendono, coloro che... Perché lo fanno consapevolmente. Lo fanno consapevolmente. Di far passare un messaggio che non è. È vero, è verissimo. Che non è. E su questo purtroppo non mi sento di avere, e sono contento che Albino sia d'accordo con me, di avere, come dire, mezze misure, perché è la realtà, e davanti alla realtà non si può fare ed altro. È ancora peggio, perché chi la sponsorizza e chi la vende lo fa solo per i soldi. Ah, ma ovviamente. Ancora peggio di chi la usa, probabilmente non sapendo che cosa sta facendo. Sì, magari lì si può invocare, come dire, l'ignoranza o la non conoscenza, ma chi invece la sponsorizza, la vende, sapendo che passa per un rimedio contraggestivo e non lo è, vero? E da questo punto di vista come si dovrebbe comportare una coppia? Allora, è evidente che ci sono posizioni diverse, questo è indiscutibile. Dal punto di vista della morale cattolica, una coppia, e parlo di uno sposo e di una sposa, vive all'interno del rapporto un processo cosiddetto unitivo aperto alla vita. Cosa significa? Che la coppia ogni qualvolta vive un rapporto d'amore deve essere aperta alla vita. Ma questo non significa che a ogni rapporto debba corrispondere una gravidanza, ci mancherebbe altro, anche questo purtroppo fa parte della ignoranza diffusa. Significa che la coppia deve vivere responsabilmente il rapporto d'amore. Naturalmente entrambi debbono conoscere i ritmi biologici della donna, cioè l'uomo deve conoscere i ritmi biologici della donna e la donna deve conoscere se stessa, sapendo che ci sono alcuni giorni in cui è molto probabile che si vada incontro a una gravidanza, ci sono giorni in cui è molto improbabile che da un rapporto di coppia sortisca una gravidanza, ma questo ovviamente deriva dalla responsabilità che i due sono capaci di porre in campo. Sto parlando di un metodo famosissimo, il cosiddetto metodo Billings, che molte coppie seguono e devo dire con successo, e grazie a questo metodo riescono a pianificare, qui si può utilizzare il termine le nascite, per una procreazione responsabile e eventualmente evitare le gravidanze che potrebbero arrivare in un periodo
in un periodo in cui difficile, certo, sì, esatto, in cui magari la coppia non brutto sarebbe dire in grado, indesiderata, no, ecco, no, nel senso che a volte non ci sono gli strumenti economici, certo, bisogna ammetterlo, non ci sono le circostanze favorevoli, perché serenamente una casa piccola, un lavoro, ecco, che manca, ecco, cioè, non c'è nulla di strano che una coppia responsabilmente decida quando mettere a morte. Ma il rapporto non dovrebbe essere finalizzato solo no, attenzione, attenzione, possiamo assolutamente, bisogna sdoganare quest'altro mito. La parte unitiva è altrettanto fondamentale all'interno della coppia. C'è la parte unitiva e c'è la parte procreativa, certo. Cosa significa però vivere la parte unitiva secondo la morale? Significa rimanere sempre aperti alla vita. Se cioè, capita, va bene. Se capita, va bene, ma se tu responsabilmente... Possiamo tentare di non farlo capitare? Oppure deve essere sempre finalizzato? No, bisogna sempre essere aperti alla vita. Cosa significa? Che il rapporto tra un uomo e una donna deve essere completo da tutti i punti di vista e non ci debbono essere filtri, impedimenti, cosiddetti contraccettivi. Ecco, un altro contragestativo che viene spesso associato ai contraccettivi, ma di fatto non lo è la spirale. E Albino certamente lo sa, visto che per lungo tempo ha lavorato nell'ambito della sanità. La spirale è un altro contragestativo. Perché incidendo nella meccanica, esatto, incidendo negativamente sull'utero della donna, non permette di fatto l'annidamento dell'embrione, ma non è assolutamente, e in più è anche pericoloso, è anche pericoloso molto, perché crea delle infiammazioni, ma qua siamo troppo d'accordo, che, sì. sui fatti tecnici non si può essere non d'accordo. Chiudiamo con Don Ernesto Pivaina, a te la parola. Sì, solo una battuta, poi passo la parola ad Albino. Nel fuori onda parlavamo di come purtroppo l'utilizzo di questa pillola, oserei dire maledetta, di solito si usa un altro termine, è purtroppo in voga spesso tra i giovani e i giovanissimi. È un fenomeno terribile e entrambi eravamo d'accordo sul fatto che ciò è da ricondurre purtroppo a retroterra culturale, all'educazione che si è avuta in famiglia, all'esempio al quale si è guardato durante la diseducazione. Alla diseducazione. E credo che questo sia il dato più allarmante. Cioè giovani e giovanissimi che fanno largo uso e consumo, quasi fossero caramelle per l'appunto, di questi strumenti di morte, diciamocelo chiaramente, strumenti di morte. Strumenti di morte. Albino. Alla base resta e resterà sempre l'ignoranza. Informatevi, formatevi, poi nessuno vi toglie il libero arbitrio, per carità, l'uomo è libero di sbagliare, ma che almeno sia un errore consapevole.